Le tartarughe marine sono i rettili più antichi viventi oggi. Abitano gli oceani da 225 milioni di anni e sono in grado di coprire nuotando distanze di migliaia di chilometri. Il lungo e lento viaggio delle tartarughe nei nostri mari rischia di essere interrotto per sempre a causa delle attività umane che le mettono a rischio di estinzione. L'inquinamento dei nostri mari ha davvero toccato il fondo. La pesca non regimentata e il degrado dei nostri litorali. Le tonnellate di plastiche e microplastiche stanno mietendo un numero di vittime intollerabile. Aumentano drammaticamente la mortalità di questi esemplari già dalle prime ore di vita. Il network mediterraneo per la salvaguardia di questa specie cresce di anno in anno come qui a Policoro, nell'oasi WWF, dove recuperiamo e curiamo le tartarughe in difficoltà e mettiamo in sicurezza i loro nidi sulle spiagge, con un lavoro di incessante perlustrazione dei loro siti di riproduzione, proteggendo le uova, assicurando l'ingresso in mare dei piccoli e monitorando poi il loro viaggio in mare, anche attraverso trasmettitori satellitari, per rafforzare la tutela nelle aree più delicate. Ma oggi, come sempre, serve l'aiuto di tutti, soprattutto volontari e pescatori che, in gran parte, già collaborano, segnalando i casi di tartarughe impigliate accidentalmente, ferite dagli ami o in difficoltà per l'ingestione della plastica e adoperandosi per farle accedere ai centri di recupero dove i veterinari inventano tecniche sempre meno invasive per curarle. Alla fine, ogni liberazione in mare delle tartarughe riabilitate è una festa per tutti. Volontari cittadini, ricercatori, pescatori, enti locali e tutti allora ci sentiamo un po' più forti perché insieme lottiamo per porre fine a questa piaga. Mettiti anche tu dalla parte delle tartarughe e insieme torneremo ad andare lontano.